Ciao a tutti, sono di nuovo qua, sono Natalia e continuiamo con con il terzo video della serie di lavorare e studiare all'estero. Nel primo video, se vi ricordate, se non potete anche guardarlo di nuovo su YouTube o anche nella mail che vi manderemo o nei nostri social media, parlavamo della mia esperienza all'estero quando ho preso la decisione di andare per studiare e lavorare all'estero. Nel secondo vi ho raccontato che anche voi ve la potete fare, tutti ce la possiamo fare. E nel terzo vi racconterò un po' di consigli pratici di come realizzare questo obiettivo. Oggi ho l'onore di avere con me Elena Maragoto, che ha viaggiato all'estero, è andata a lavorare, non con EFE all'epoca, ma oggi è una delle nostre consulenti linguistici che vi aiutano a fare la scelta giusta sicuramente quando volete prendere una decisione, no? E ci racconterà la sua storia personale, ma anche come fare a livello pratico per poter andare all'estero con EFE. Vi presento Elena Maragoto. Grazie di essere qua, Elena. Ciao Natalia e grazie mille per questa opportunità. Io sono Elena e ci tenevo ad iniziare raccontando un pochino anch'io quella che è la mia esperienza di studio e lavoro all'estero. Infatti, dopo che ho terminato il mio percorso universitario, ho deciso di partire per un anno per fare un'esperienza lavorativa in Cina, proprio perché mi sentivo un pochino smarrita, non sapevo bene cosa fare. E per coincidenza io oggi lavoro proprio per EFE e infatti oggi vi spiegherò un pochino quelle che sono le opportunità e come EFE vi aiuta proprio a realizzare questo progetto. Innanzitutto come? Tutti lo possono fare, è un'esperienza alla portata proprio di ogni singola persona, basta solo proprio mettersi in gioco. EFE dà la possibilità a universitari e non a chi ha terminato il proprio percorso di studi di immergersi in un ambiente internazionale. Come lo fa questo? EFE ha dei campus di proprietà in tutto il mondo. Questo vuol dire riuscire a sfruttare un'esperienza consolidata di quasi 60 anni ed entrare in contatto proprio con un network internazionale consolidato sia a livello didattico che a livello proprio poi anche lavorativo. Ultimo, ma non meno importante, è un tipo di programma di esperienza che è possibile fare in tutto l'anno e quindi è estremamente flessibile e assolutamente anche internazionale e personalizzabile. Grazie quindi per avermi seguito fino a qui. Vi aspetto nell'ultimo video, che sarà proprio quello conclusivo, dove vedremo proprio come farvi spiccare il volo.